E proprio quando sembrava che il gaming fosse tornato alla normalità, ad agosto siamo stati colpiti da una nuova ondata di ritardi che hanno spostato due dei giochi più attesi dell'anno verso un già affollatissimo settembre. Beh, spero che abbiate pronte le carte di credito perché, come tradizione, il nono mese dell'anno segna la fine del periodo di magra delle uscite e questi due titoli vanno ad accompagnare una badilata di altri giochi che probabilmente formeranno la creme della creme delle uscite di quest'anno, almeno fino al periodo natalizio. Ma qui ne possiamo scegliere solo 5 e questo mese, data l'enorme scelta disponibile, prevedo molti commenti di persone che non vedono il loro gioco più atteso in lista. Ma ricordate sempre che qui i giochi ogni mese sono scelti seguendo il criterio più infallibile ed oggettivo esistente al mondo: il mio gusto personale. C'est la vie. Se avete una sensazione di déjà vu, non preoccupatevi, non siete in Matrix. New World era già entrato nella classifica dei giochi più attesi di agosto, se non che ne hanno annunciato il ritardo a settembre poco dopo l'uscita del video, per gioia e letizia del sottoscritto. Per il resto, il discorso non cambia granché rispetto a quanto detto lo scorso video. In questo momento non sono in un periodo in cui gli MMORPG mi interessano particolarmente, ma sono molto interessato a come andrà questo gioco, più che altro per capire che futuro avrà Amazon Games, dato che non è esattamente partita nel migliore dei modi. La speranza è che, avendolo rimandato di un mese, gli sviluppatori abbiano avuto il tempo di curare quei dettagli e quei piccoli bug che tante noie hanno dato agli utenti durante le varie open beta. Sperando che sia la volta buona, dovremo poter finalmente giocare a New World il 28 settembre su PC. Personalmente ho un rapporto conflittuale con la saga di Life is Strange. Nonostante i suoi numerosissimi problemi, la trama a volte fin troppo telefonata e i personaggi esageratamente stereotipati, per dirne qualcuno, ho adorato il Life is Strange originale al punto da essere uno dei pochi giochi di cui possiedo una copia fisica. I capitoli successivi però si sono rivelati meno interessanti per me ed, a quanto pare, nonostante la saga abbia comunque una community molto nutrita che la supporta, i vari sequel hanno avuto degli alti e bassi. In Life is Strange New Colors gli sviluppatori hanno promesso che le azioni del giocatore avranno conseguenze molto più profonde sulla storia. Infatti, uno dei punti deboli della saga è, per quanto il gioco offrisse molti bivi, la narrazione dava sempre l'impressione di rimanere su binari ben definiti. Se davvero in New Colors il giocatore avrà un maggior controllo sulla storia, potrebbe davvero essere il punto di svolta per il franchise. In questo nuovo capitolo vestiremo i panni di Alex Chen, un adolescente con la capacità peculiare di poter percepire le emozioni altrui sotto forma di aura colorata e di poterle assorbire e manipolare. Il potere dell'empatia è decisamente meno spettacolare della capacità di riavvolgere il tempo, ma in un gioco in cui le emozioni la fanno da padrone, forse è persino più vicino al tema centrale. Come spesso accade nella saga, la trama gira intorno a una misteriosa morte e ai vari segreti nascosti negli anfratti della piccola cittadina del Colorado in cui il gioco ha luogo, e Alex si troverà ovviamente invischiata tra vari personaggi e situazioni in cui dovrà far sfoggio dei suoi poteri. Life is Strange New Colors uscirà il 10 settembre su PlayStation e Xbox di vecchia e nuova generazione, PC e Stadia. La medaglia di bronzo va ad un gioco che per qualche arcano motivo era sfuggito ai miei radar fino a qualche giorno fa, ma il suo look alla Tim Burton e l'interessante gameplay hanno subito destato il mio interesse. Lost in Random è un action adventure in cui la casualità la fa da padrona. La nostra protagonista, Even, dovrà salvare la sorella Odd dalle grinfie della perfida regina di Random, attraversando tutti e 6 i mondi di gioco. Ad aiutarla ci sarà Daisy, un dado senziente con la capacità di poter modificare le regole del mondo con un lancio ben riuscito. Come si sarà ormai capito, il titolo Lost in Random non è casuale. Durante i combattimenti, Daisy accumulerà globi luminosi che serviranno ad alimentare le sue capacità speciali. Con un lancio potrà fermare il tempo e scatenare delle abilità dipendenti dalle carte presenti nel mazzo creato dal giocatore. Non fatevi ingannare dalla presenza di una meccanica di deck building pensando che sia un gioco a turni tipo Slade Spire. Il gameplay è in tempo reale e Even affronterà i nemici usando la sua fida fionda e altri strumenti del gioco, adattandosi all'ambientazione e ai nemici in continuo mutamento. Potremo lanciare i nostri dati in Lost in Random il 10 settembre su tutto le console e PC. La medaglia d'argento va a un indie che sembra uscito direttamente dagli studios della Pixar e che ci ha fatto attendere fino all'ultimo per poterlo giocare. Kena: Bridge of Spirits è un action adventure lineare con un comparto artistico curato nei dettagli, dai personaggi ispirati ai film d'animazione moderni alle ambientazioni colorate e lussureggianti, senza tralasciare i personaggi carini e pucciosi, soprattutto i Rot, gli esserini neri che accompagneranno la nostra protagonista durante il viaggio. La storia di Kena porta al centro il tema della rinascita, con la nostra eroina che si dovrà frapporre tra il benessere
essere del mondo attorno a lei e gli spiriti che vogliono corromperla e annientarla. La nostra protagonista affronterà le minacce di questi spiriti malvagi, combattendoli faccia a faccia con un sistema di combattimento classico e reminiscente di The Legend of Zelda e Horizon Zero Dawn. Avrà ovviamente a disposizione i fidati Rot. I curiosi e sereni le daranno man forte durante i combattimenti tramite varie abilità speciali. Kina Bridge of Spirits è riuscito già al suo annuncio a catturare l'immaginario di giocatori e non solo, grazie al suo design artistico, ma sembrerebbe che il gameplay non voglia essere da meno. Per quanto dia l'area di non avere meccaniche particolarmente innovative o avanzate, ha comunque le potenzialità per riservare parecchie sorprese. Vedremo se queste promesse saranno mantenute il 21 settembre su PC, PS4 e PS5. Sembra che il tema dei loop temporali vada per la maggiore di recente, ed infatti in cima al podio non potevamo che trovare uno dei giochi più attesi e chiacchierati dell'anno. Deathloop è uno sparatutto in prima persona con un pedigree niente male. Sviluppato da Arkane Studios, creatori di Dishonored e Prey, Deathloop prende a piene mani da questi due franchise, sia per direzione artistica che per molte meccaniche di gameplay. Nei panni di Colt ci troveremo su un'isola popolata da persone che ci danno la caccia ed avremo come unico obiettivo eliminare 8 specifici bersagli entro la fine del giorno. Se si viene uccisi o se si esaurisce il tempo, il giorno ricomincia. Gli obiettivi si muovono e si comportano secondo delle routine prestabilite, simili ad altri giochi, ad esempio Hitman. Si muoveranno in modi specifici nei vari momenti della giornata, permettendoci di imparare cose nuove ad ogni loop per poter tendere delle trappole e creare dei piani. Uno di questi 8 obiettivi, Julianna, si comporterà in modo diverso. Questo personaggio non ha delle routine, ma caccerà attivamente Colt e potrà essere controllata dall'intelligenza artificiale, ma anche da un altro giocatore in modalità online, rendendola una variabile impazzita che tirerà bastoni tra le ruote ai giocatori in modi sempre diversi. Deathloop ha molti elementi in comune con altri titoli Arkane. Nonostante la struttura loop, sembrerebbe essere un immersive sim vero e proprio, che offre ai giocatori molteplici modi per affrontare qualsiasi sfida, da lanciarsi ad armi spianate, a cercare furtivamente percorsi alternativi o persino a hackerare i dispositivi presenti in giro. A questo scopo ci vengono in aiuto le abilità soprannaturali di Colt, che faranno sentire a casa chiunque abbia giocato a Dishonored. Per essere un gioco con una singola ambientazione, sembra offrire una grande rigiocabilità. Potremmo fiondarci nel loop mortale di Deathloop il 14 settembre su PlayStation 5 e PC. La fine della calura estiva si avvicina e le grandi release dell'anno iniziano a manifestarsi. Ci sono così tanti giochi interessanti in uscita a settembre che è stato difficile sceglierne solo 5, lasciando da parte titoli come Diablo 2 Resurrected, Lost Judgment e Tales of Arise. Sicuramente voi avreste fatto delle scelte diverse, quindi fatemi sapere quali sono nei commenti e se apprezzate il durissimo lavoro di scelta certosina che ho fatto questo mese, dimostratelo con un bel like. Anche questo mese è tutto, ma l'informazione continua su uno dei video che appaiono ora sullo schermo, appositamente scelti per voi. Ma prima che andiate a vederli, vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci vediamo al prossimo video e come sempre, keep on playing.